Konnichiwa a tutti e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K dedicato come ogni mese alle uscite del mese in 4K e parliamo del mese di marzo 2023. Ma passiamo subito con la prima uscita, giorno 1 con The Woman King, che uscirà con Master 4K Dolby Vision, Dolby Atmos per la traccia inglese e DTS:HD Master Audio 5.1 per la traccia italiana. All'interno avrà 5 featurette per circa 50 minuti di durata e il commento del regista. Saltiamo fino al 16 con Gli Occhi del Diavolo, che avrà un Master 2K HDR10 Dolby Vision DTS:HD Master Audio 5.1 per l'italiano e anche per l'inglese. All'interno la realizzazione de Gli Occhi del Diavolo, Nathan Barr ci parla della colonna sonora e Trucchi Diabolici, gli extra saranno inclusi nel 1080p. Sempre giorno 16 con La Maschera di Zorro, che ragazzi saranno gli stessi extra, sarà lo stesso audio, stesso tutto, solo che uscirà in versione steelbook e la Sony in queste nuove versioni steelbook ci mette anche il grading Dolby Vision, quindi Master 4K Dolby Vision Atmos per l'inglese, DTS:HD Master Audio 5.1 per la traccia italiano, stessi extra vecchi, e andatevi a rivedere la mia vecchia recensione che molto probabilmente in futuro farà un upgrade. Sempre giorno 16, Teorema, il film di Pierpaolo Pasolini, e mi fermo qua perché non ho mai visto niente di Pasolini, quindi non posso parlare di Pasolini, ma sarò curioso di vederlo, e avrà un Master 4K SDR, quindi niente HDR, e DTS:HD Master Audio 2.0 per l'italiano. Sembra che all'interno non ci sia alcun extra, così dice il sito Fan Factory. Sempre giorno 16 con Emergency Declaration, un film di cui ho visto il trailer, non ne sapevo niente e adesso sono veramente curioso, uscirà da noi. Master 4K, Dolby Vision, italiano e coreano, DTS:HD Master Audio 5.1. Purtroppo manca l'Atmos coreano che c'è all'estero. Come extra all'interno, la ripresa a 360 gradi, interviste, making of, speciale di Cannes, il trailer per un totale di poco più di 16 minuti. Purtroppo ho visto gli extra esteri e dura così. Saltiamo con un bel gancio, Moreno, al giorno 23 con il cofanetto di Rocky, capitolo 1-4, 4 film collection, che usciranno ad aprile, però anche singolarmente in steelbook. Tutti i film di Rocky, dall'1 al 4, il 5 e il 6, sta facendo un director's cut, stanno facendo nuovi master, ci stanno facendo qualcosa, quindi per adesso ci becchiamo dall'1 al 4, poi uscirà sicuramente il cofanetto con dall'1 al 6 e poi il cofanetto con anche Creed dentro. Insomma, aspettiamoci come Harry Potter, 20.000 ristampe. Tutti i film avranno Master 4K, Dolby Vision, DTS:HD, Master Audio 5.1 per l'inglese e Dolby Digital 5.1 per l'italiano. All'interno ci sarà anche la famosa nuova director's cut del quarto capitolo e avrà solo i sottotitoli in italiano, da quello che ho letto. All'interno ci sarà anche il documentario su proprio la creazione della director's cut del quarto capitolo dal titolo Keep Punching, che trovate già su YouTube ufficialmente, ma io l'ho già visto oramai un anno fa questo documentario, tutto narrato, spiegato da Stallone, quindi se volete già vederlo prima, potete già vederlo. E poi anche nel cofanetto un bonus disc con, sempre da come ho letto all'estero, tutti gli extra del primo film che avete già su Blu-ray, tutti quegli extra saranno raggruppati in questo bonus disc. Poi, sempre giorno 23 con E.T. l'extraterrestre, che uscirà in versione Amarei. Saranno gli ultimi dischi appena usciti nelle due special edition steelbook che erano uscite, quindi con due extra nuovi, Master 4K, HDR, DTS:X per l'inglese e italiano DTS 5.1. Sono gli stessi dischi, ragazzi, solo in versione Amarei. E concludiamo il mese di marzo con due nuove steelbook di Batman Forever e Batman e Robin.
sono sempre gli stessi dischi che abbiamo già a casa: Master 4K per tutti e due, HDR Dolby Atmos per l'inglese e Dolby Digital 5.1 per l'italiano per tutti e due. E concludiamo il mese di marzo con le uscite 4K, ragazzi. Io vi do appuntamento alle prossime recensioni, ai prossimi unboxing, al prossimo video delle uscite del mese di aprile. Quindi non mi resta che salutarvi, ragazzi e ragazze. Ok, sayonara a tutti e bye bye.